stato progettato sul finanziamento della Regione del sistema sanitario per l'emergenza urgenza, e finalmente ce l'abbiamo completato. I prossimi giorni verrà collaudato con l'elicottero che dovrebbe atterrare, speriamo l'unica volta, quindi non averne mai bisogno, però è un progetto importante per il sistema sanitario, che non può essere ovunque nel territorio. Questa rete di eliporti per il volo notturno e col maltempo chiaramente ci dà più sicurezza. È chiaro che qui c'è stato realizzato appunto il santuario del Sacro Cuore di Gesù, che vede realizzato questo parcheggio dove siamo in questo momento, le opere d'urbanizzazione, quindi il camminamento per arrivarci, chiaramente il completamento di tutte queste opere insieme, che si sono intersecate anche con i lavori, anche con un po' di lungaggini, da ultimo l'illuminazione che finalmente darà nuova luce, l'illuminazione di tutto il camminamento del parcheggio, che darà nuova luce proprio a questo luogo, che è un luogo di culto, che è un luogo anche che valorizza da un punto di vista turistico la nostra città, perché anche questo è meta di pellegrinaggio di persone che vengono a visitare il santuario e automaticamente arrivano in città. Quindi è un momento molto importante per la nostra città. Questo santuario voluto da Don Elia Bellebono, che è stato commemorato proprio i giorni scorsi, morto 10 anni fa, che ha avuto questa visione di venire a costruire qui questo santuario, ha avuto proprio l'indicazione e finalmente questo sogno si è realizzato. Oggi, con le opere che stiamo inaugurando, darà sicuramente nuova luce, come ha detto il presidente Cucco della fondazione, nuova luce a questo luogo importante dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista culturale e anche turistico. Quindi è un momento molto bello per la nostra città.